Vi diamo il benvenuto, diciamo, siamo già doppie, Cinzia, diciamolo subito. Vi diamo il benvenuto tra Castiglione del Lago e Paciano, quindi tra la libreria Libri Parlanti e a metà strada con Trasimemo, che diciamo è per noi una parte della libreria, lo diciamo, nel senso che siamo tantissime cose insieme, ormai lo riconosciamo come un luogo fisico, anche se non ci vediamo da un po' fisicamente all'interno degli spazi di Trasimemo, però ci teniamo in contatto e siamo quindi collegati in diretta. Oltre a me, oltre a Cinzia Marchesini, che è il vice sindaco, ma anche Assessora. assessora, non sei vice sindaco, scusami, è tanto tempo lo sei stato, eh? Lo Sì, sei no, stata. anche. Assessora alla cultura e per noi amica e collaboratrice. Questo lo dobbiamo dire perché in realtà non si fa le cose, non si fanno le cose con i titoli, ma si fanno con il cuore. Almeno secondo me è questo. Oggi siamo insieme collegati per presentare un libro a cui io tengo tantissimo ed è questo qua, faccio vedere la copertina, si intitola L'allodola, ha un sottotitolo che già ci dice tantissimo, è il romanzo di Fernanda Wittgens, la prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera nella Milano del Novecento. Sono già tutti qua gli elementi, però di queste cose parleremo con le due autrici. Il libro è edito da Salani e le due autrici sono Rosangela Percoco, che sto aggiungendo adesso, e Allora. Giovanna Ginex, che ho appena Buonasera. aggiunto. Benvenute. Grazie. Diciamo che la vostra presenza, cioè voi due e il titolo fanno già tantissimo, cioè ci portano diretti al cuore di questo libro. Il titolo perché appunto ci racconta di una Milano di un secolo fa ormai, poco meno, ci racconta però di una donna forte ed importante e voi che siete le autrici è bene raccontare anche un po' chi siete. Giovanna è una storica d'arte. E sulla Wittgenstein aveva già lavorato e pubblicato altre cose, quindi diciamo in questo libro svolge soprattutto un ruolo di ricerca e di riconduzione alla realtà. Però ricordiamo che è un romanzo questo ed è un romanzo scritto quindi appunto a quattro mani con Rosangela Percoco, che io dico diciamo scrittrice, autrice di libri, diciamo insegna comunque, fa laboratori di scrittura. Io però lo dico tutte le volte perché sento questa presenza sempre, conosciuta come autrice di un altro libro a cui io sono molto affezionata, che è questo, che è il libro scritto appunto anche in quel caso a quattro mani con Leonardo Cenci. Quindi benvenute alle autrici e un saluto a Leo. Rosangela, giusto? Fatto, grazie, grazie. Sappiamo che è con noi perché ce lo sentiamo. Vi faccio subito una domanda alla quale non so se voi potete rispondere direttamente, cioè ognuno di voi probabilmente avrà una risposta. Il romanzo che andiamo a presentare, appunto, lo dico subito, il romanzo, nasce dall'idea di chi? Cioè, siete state coinvolte in qualche maniera dalla casa editrice che aveva un po' quest'idea, oppure avevate già lavorato, come immagino per Giovanna, su questo tema, e come, diciamo, vi siete collegate anche con le vostre diversità su questo racconto? Posso rispondere, Rosangela? Giovanna. Come ricordiamo sempre, allora, c'è stata una grande fortuna. La direttrice editoriale di Salani, Rosangela Mazzitelli, Maria Grazia Mazzitelli, ha letto il mio primo libro su Fernanda, che è uscito nel 2018 per Schirà, che è un saggio scritto da me come storica dell'arte, con le note e tutto quanto, frutto di un lavoro di ricerca molto lungo di tanti anni. Un libro ha colpito la direttrice editoriale di Salani, che mi ha chiamato e mi ha chiesto, no, anzi, mi ha detto: dobbiamo fare un romanzo, dobbiamo far conoscere la vita di questa donna al di là, diciamo, degli addetti ai lavori. Io ero molto contenta, anche perché
quel primo libro comunque aveva avuto molto successo, non era rimasto chiuso dentro ai muri degli storici dell'arte. Però dissi subito all'editore che io non avevo mai scritto un romanzo, io sono 40 anni che faccio la storica dell'arte, ho scritto decine e decine di libri, ma saggi, cataloghi di mostre, però mai un romanzo, sono una cosa diversa e la professionalità sono cose diverse. Però c'è stata questa grande fortuna che, grazie al cielo, veramente, o Fernanda che ci guidava la mano, l'editore mi ha detto, ma io ho la persona giusta è una romanziera che potrà senz'altro scrivere con te questo libro, potrete trovarvi d'accordo, ne sono sicura, e infatti è stato così. Adesso Rosangela dirà come poi abbiamo lavorato. C'è stata una trasmissione veramente di conoscenze da parte mia su Fernanda Wittkens, e da parte di Rosangela una grande assimilazione anche emotiva, perché è questo che ci voleva oltre ai dati storici. E poi è intervenuta anche la pandemia, perché noi abbiamo iniziato a scrivere proprio durante il lockdown, quello vero, cioè proprio tra marzo dell'anno scorso e i mesi seguenti. E questo forse ci ha permesso, da una parte, di salvarci dall'incubo di questa chiusura terribile, ma anche di concentrarci di più. Ecco, quindi è andata così, è stata proprio una chiamata di un editore e poi questo incontro molto fortunato, che ora Rosangela approfondirà. No, aggiungo, non approfondisco, dico la mia, confermando tutto quello che ha detto Giovanna, ovviamente, sia per come sono andate le cose, perché questo è oggettivo, e sia per come le abbiamo vissute, e questo è soggettivo, ma importante. Quindi parto dall'assimilazione di cui parlava lei, quando è stata fatta a me la richiesta da parte dell'editore, che invece io conoscevo, perché come hai appena ricordato tu, Monica, venivamo dal libro su Leo, e quindi venivamo dal libro, dal racconto di una vita, in un certo senso, dal racconto di un'altra vita. Ecco, quindi quando l'editore mi ha fatto la proposta, io credo di avere pensato quello che ha pensato Giovanna della sua stanza, cioè nella sua stanza di storica. Io ho detto, ma io non ho mai scritto un romanzo storico, quindi io ho avuto la stessa reazione, e che paura, perché insomma è impegnativo e lo è stato, e lo confermo, è stato meravigliosamente impegnativo, perché il nostro scambio, che è avvenuto in pandemia, in un periodo in cui insomma avevamo in qualche modo, parlavamo di macerie, no? Della guerra, poi avremo modo di parlarne dopo, parlavamo di un periodo difficile, di un periodo veramente di macerie vere, insomma, in un periodo dove invece c'erano altro tipo di macerie, e mi riferisco alla pandemia, io e Giovanna credo che abbiamo potuto nutrirci di Fernanda, io dei dati della ricerca, di quello che Giovanna mi ha messo a disposizione, abbiamo potuto nutrirci di questo coraggio, di questa forza, di questa coerenza, di questa meravigliosa donna. Al telefono, quindi è stato un nutrimento curioso, perché non ci siamo viste, la pandemia ci ha impedito di vederci, ma al telefono abbiamo dovuto attivare una comunicazione speciale, perché, capito, bisogna proprio sentire. Quindi ci siamo sentite non solo a voce, ci siamo sentite da un punto di vista dei valori. Perché tu hai detto bene, Monica, e con questo finisco, hai detto, nel titolo c'è tutto. Ci aggiungerei anche che, e Giovanna lo ha accennato, che non si può parlare di una donna come Fernanda Wittkens se non si condividono i suoi valori. E io e Giovanna credo che li abbiamo condivisi. Speriamo di averli trasmessi, di poterli trasmettere a chi ne ha bisogno oggi, insomma, tanti giovani che si scoraggiano un po'. Parlando di Fernanda, ovviamente bisogna dire alcune cose. Una, secondo me, fortissima, che è la competenza, e questo è innegabile, per cui si parla sì anche di macerie, ma anche di ricostruzione. Così magari anche facciamo riferimento ad alcuni momenti fondamentali per Brera, ma anche per Milano. Sicuramente parliamo di umiltà,
perché magari ce lo dice anche Giovanna, Fernanda entra in Brera, diciamo, in maniera molto molto semplice e la porta poi alla modalità della Brera che conosciamo oggi, cioè un museo moderno, un museo che anticipa tantissimo e che potrebbe già essere, cioè il Brera, la Pinacoteca di Brera del fine anni 50 potrebbe benissimo essere un museo moderno dell'Europa degli anni 20 del 2000, però, no? Possiamo dire così, perché ha lanciato delle idee, ha lanciato una modalità di far vivere il museo a tutti, anticipando quelle che poi sono state le idee riprese negli anni successivi, questo lo dobbiamo dire. Giovanna, ci vuoi raccontare come inizia l'esperienza in Brera e secondo te qual è l'incontro più importante che fa in Brera? Allora, Fernanda si era appena laureata da 2 anni in storia dell'arte e decide di lavorare. Questa è una decisione importante per una giovane donna, era nata nel 1903, si laurea nel 1926, entra a Brera nel 1928. Le date sono importanti sia per la biografia sua proprio che per quello che c'era fuori nel frattempo. E deve lavorare perché il padre muore quando lei era molto piccola, è una famiglia di 7 persone. E questa giovane donna decide che dovrà essere indipendente economicamente e non solo dal punto di vista intellettuale. E questa è una formazione che arriva comunque dalla famiglia. Anche la madre si è rimessa a lavorare facendo traduzioni, insegnando pianoforte. Fernanda è una professionista, è una persona che investe moltissimo sul lavoro, sulla sua carriera, in anni in cui era molto difficile per una donna farla in carriera, anche per oggettive disposizioni legislative, come poi vedremo. Quindi entra, come diceva prima Monica, entra come umilmente, ma nell'unico modo possibile, approfittando della chiamata di Ettore Modigliani, che era il direttore di Brera, da tempo all'epoca e anche sovrintendente, che conosce questa giovanissima laureata in un'occasione a Milano, in un'occasione culturale, capisce quanto è brava, lei gli dice che vuole lavorare come storica dell'arte in un museo e lui fa partire un contratto come operaia a Ventizia, che è il termine che oggi possiamo avvolgere con un termine più corretto, credo sia precaria, cioè era un contratto assolutamente precario, infatti nel libro l'abbiamo anche riprodotto in parte, no? Sì. E la giovane Witkens entra con una mercede veramente molto bassa, senza nessuna tutela, perché poteva essere licenziata in qualsiasi momento, era scritto così nel contratto, ma da subito, per la sua intelligenza, la sua preparazione, la sua devozione assoluta al lavoro, perché lei era veramente una storica dell'arte impegnata nella tutela dei beni culturali che doveva tutelare, perché questo è quello che deve fare un funzionario di museo. Lei si fa amare subito da Modigliani, che scopre una collaboratrice eccezionale. Da qui poi, naturalmente, e poi qui magari Rosangela racconterà perché la lodola, da qui in poi è tutta un crescere della carriera attraverso concorsi. Quindi è una serie di... è una strada in salita, ma in maniera assolutamente istituzionale, che Witkens compie lavorando moltissimo, sempre, e mettendosi a servizio delle opere che deve conservare e delle persone con cui lavora. E questa è un'altra caratteristica che poi si vedrà moltissimo quando arriveremo a parlare del momento della guerra, del suo impegno antifascista e di cosa significava per Witkens aiutare le persone e le opere d'arte contemporaneamente. Allora, diciamo, Giovanna, che appunto tu hai accennato questa cosa del avere come punto di riferimento un periodo storico molto complesso, un periodo storico che sicuramente non lascia spazio
a donne, non lascia spazio neanche a persone che la pensano in maniera differente. I tempi, diciamo, di questi incontri in streaming sono sempre molto tirati, però diciamo, e quindi non possiamo fare un percorso che, diciamo, si sofferma su alcuni, su in momenti più importanti della vita, però sicuramente dobbiamo far riferimento alle leggi razziali, all'allontanamento di Modigliani da Brera, non possiamo neanche non dire che alla fine, cioè nel periodo tra l'8 settembre e la liberazione, Fernanda passa un periodo in carcere, in quanto è riconosciuta come soggetto che ha aiutato e sostenuto degli ebrei e quindi ha delle responsabilità dirette, e per questo paga in maniera personale e fortissima attraverso mesi di carcere molto duro. Questo fanno, io ho accennato queste cose perché fanno, secondo me, completano il quadro di questa donna, che poi Rosangela ci racconta in maniera molto, anche in alcuni momenti, molto dolce, ed è necessario questa modalità di racconto, perché il libro è scandito anche da contratti, da lettere di encomio, da comunicazioni anche proprio ufficiali. Questo per dire che quindi non è solo un romanzo, è molto di più, è veramente un mix fra queste due anime. Qual è l'elemento che secondo te, Rosangela, è stato più bello poter raccontare? Qual è l'aspetto di Fernanda più bello da poter raccontare? Fernanda, perché Fernanda non è un aspetto, Fernanda è accennato, avete detto voi, hai detto tu, ha detto Giovanna, è entrata umilmente e poi è diventata direttrice in un periodo, sovrintendente, direttrice in un periodo in cui solo gli uomini, no? L'avete detto, non lo voglio ripetere. La cosa più interessante da raccontare è stata lei, perché lei è questa contraddizione, questa donna che è una contraddizione e quindi è una donna, perché di questo potremmo parlare fra di noi a lungo, è una donna anche per questo, è una donna anche perché ha fatto fatica, no? In un periodo particolare a raggiungere gli obiettivi che aveva, però la cosa straordinaria è che non era una donna che aveva il successo come obiettivo. Lei lo ha raggiunto, ma non era il suo obiettivo erano l'arte, la bellezza, la salvaguardia delle persone e delle opere, la convinzione che si dovesse salvare, difendere la fiaccola della socialità dell'arte. Questa è un'espressione che a me mi ha fatto impazzire quando Giovanna me l'ha regalata insieme ai dati e alle cose e alle storie. Quindi questa è anche la ragione per cui non c'è lettera, non c'è contratto, non c'è dato biografico storico che non siano stati funzionali a questo racconto dolce, come l'hai chiamato tu. Io direi dolce, ironico, coraggioso e fragile, è all'odola, giusto perché è così, perché è questo l'aspetto. L'aspetto è stato interessante, è stato proprio questo, poter regalare un io, e magari anticipo una qualcosa che avremmo potuto dire dopo, ma in questo caso mi fa comodo dirlo, utilizzare un io che per la narrazione è importante per portare qui il passato, è importante per creare un flusso, è importante per far sentire la presenza, è importante per portare un essere vero, completo, quindi imperfetto, cioè fragile e forte come era Fernanda, una valchiria e una allodola. La cosa bella è stata raccontare l'allodola. Infatti si chiama così il libro, perché l'allodola cos'è? È tutto questo, cioè è a terra. Quando Giovanna ha proposto, ha detto allodola, perché Modigliani chiamava Fernanda allodola, non è che ce lo siamo inventato, insomma è una verità, come hai detto tu prima, Monica, qui è tutto vero, no? È tutto vero, la chiamava allodola, però quando è stata detta questa cosa io ho detto che bello, allodola, non sapete per i narratori, poi cioè noi partiamo per la tangente, partiti per la tangente, però allodola era tantissimo, era Shakespeare, era una messaggera dell'alba, era simbolo di Artemide, ma soprattutto è quel uccello che a terra è piccolino e quando si alza in volo moltiplica le sue dimensioni. Cioè Fernanda Wittgens, una donna umile, modesta, che non aveva il successo come obiettivo, ma che ha raggiunto dei traguardi straordinari. A comunicarlo e a raccontarlo ti fa pensare che, ti fa dire, ecco l'eco che vogliamo lasciare. Tu, essere umano, tu, donna normale, con tutto quello che normale di meraviglioso vuol dire, puoi raggiungere
traguardi straordinari, senza essere una VIP. Questo è stato bello raccontare. Sì, posso aggiungere una cosa? Certo, il grande volo, collegandomi a quello che ha detto Monica e Rosangela, il grande volo di Fernanda, infatti, è stata la ricostruzione di Brera, che è rimasta completamente distrutta dalla guerra, dei bombardamenti del 42 e del 43 su Milano. Era in cenere, quasi tutte le sale erano ridotte in cenere, c'erano in piedi i muri perimetrali e poco altro. Lei ha ricostruito Brera, e questo ha significato cercare i soldi, trovarli, portarli sui capitoli di spesa. Sono sicura che l'assessora comprende molto bene cosa voleva dire allora questo. E da lì inventarsi, come diceva prima Monica, un museo diverso. Un museo che richiama vivente, il termine è, non lo inventa lei, è un termine di museologia anglosassone, Living Museum. Era assolutamente all'avanguardia negli anni 40, in Italia nessuno ce l'aveva ancora provato, e questo museo vivente significava appunto far entrare in Brera ricostruita tutti, non solamente chi sapeva già quello che avrebbe trovato, ma persino gli operai, persino i bambini malati, persino tutti quelli iscritti al CRAL. Questo è il grande volo di Fernanda. Quello che ci ha lasciato di concreto, di grosso, sì. D'altra parte il papà la portava per mano nei musei quando lei era piccina, no? Quindi questo esempio ha colpito tantissimo, no? Perché io come mamma ho dei ragazzi ventenni, mi sembrava di essere una mamma molto moderna portandoli appunto per musei, e mi sono resa conto che in realtà, leggendo questo libro, mi sono resa conto che ero indietro di tantissimi anni, cioè, perché comunque l'idea di far conoscere, di far vivere il museo anche ai ragazzi, ma soprattutto alla loro dimensione, cioè che anche questa è una cosa importante. Tra l'altro, rispetto anche alla ricostruzione, se posso permettermi, Giovanna, correggimi, non solo è fondamentale la ricostruzione, ma fondamentale è le azioni di salvataggio, perché durante la guerra, cioè proprio prima che diciamo Milano fosse al centro dei bombardamenti, lei ha cercato di salvare il salvabile, portando via dalla città e nascondendo però ovviamente dei lavori, capolavori e comunque tutto quello che lei negli anni aveva raccolto e che era l'elemento fondamentale della pittura lombarda, poi, perché tantissimo l'aveva raccolto e portato in Brera. Cioè, questo anche per far capire che se oggi noi possiamo vedere quello che vediamo in Brera, lo facciamo nella modalità che lei ha scelto di farci vedere, strutturando Brera così, ma anche perché ha salvato tantissime opere. E se oggi possiamo raccontare questa storia è perché ci sono gli storici dell'arte come Giovanna che fanno questo lavoro di ricerca, se posso dirlo, e ci sono persone come Monica che presentano i libri e nelle librerie viventi come i musei viventi. Scusa se ti ho fatto questo spottino. Grazie. Rosangela, ti ringrazio tantissimo. Apprezzo quello che tu dici, tu lo sai. Ovviamente non posso parificarmi a Fernanda, però la cosa che ho imparato leggendo questo libro è che in qualsiasi lavoro in cui uno, diciamo, si impegna, è fondamentale appunto la conoscenza, e quindi questo per esempio vuol dire per me leggere libri prima di presentarli, è fondamentale però anche l'umiltà ed è fondamentale la dedizione, cioè non si fa una cosa in un giorno, niente si fa in un giorno, quindi bisogna dedicarci e non buttarci giù neanche nei momenti difficili come poteva essere un anno fa con l'Italia chiusa nel lockdown totale. Sì. È quello che abbiamo fatto voi tutte in questo caso, voi scrivevate, noi cercavamo una modalità per restare vive come libreria, per essere una libreria vivente, ecco. Però Fernanda dice che la bellezza ci rende umani, quindi se riusciamo insieme a, qui parlo sia con l'assessora che con la libraia che con la storica, che a cui dobbiamo tutto questo, cioè che il fatto che tutto questo resista, ci sia, venga conservato, venga apprezzato, io credo che insomma se la bellezza ci rende umani, lavoriamoci tutti insieme, ciascuno a modo proprio, no? Per quello che può fare. Certo, noi per esempio al Trasimeno, cioè nella zona appunto centrale d'Italia, tra le cose che abbiamo, tra le ricchezze più importanti, sicuramente abbiamo la bellezza.
E Cinzia Barchesini, diciamo, ha fatto di questo elemento il punto di partenza di Trasimemo. Così racconti tu, Cinzia, che cos'è Trasimemo, soprattutto lo racconti a Giovanna e a Rosangela, per portarle da te, magari appena sarà possibile. Sì, ben volentieri. Intanto vi ringrazio, ringrazio le autrici, ringrazio Monica per questo momento molto bello. Noi ci tenevamo tanto a parlare di questo volume, di questo romanzo, perché parla di tanti temi che sono vicini a noi e tanti temi anche contemporanei, no? Voi avete usato le parole della ricostruzione. E la ricostruzione sarà un elemento fondamentale che ci porterà ad uscire e a trasformare la nostra vita dopo il Covid. Avete parlato del lavoro femminile, di quanta fatica si fa, e Giovanna raccontava del percorso di Fernanda, no? Attraverso concorsi, attraverso una dedizione, ma molto incoraggiato, perché io da funzionaria antropologa culturale del Ministero della Cultura, ecco, l'ho sentito come un incoraggiamento al lavoro femminile, misurandosi anche con istituzioni lontane dal nostro territorio. Io lavoro a Roma e significa questo lasciare un messaggio anche alle nuove generazioni, con l'impegno anche nei primi del Novecento a Milano, in un periodo molto complesso come quello della guerra. Fernanda è riuscita, attraverso la dedizione, la professionalità, come diceva Giovanna, a lasciarci Brera e a permetterci di lavorare ancora con questo faro importante. Avete chiuso la presentazione di questo volume trattando il tema della bellezza, che io ricollegherei a quello che voi avete detto prima, opere e persone. Per un'antropologa culturale che lavora sul territorio, che lavora a Roma, il legame fra opere e persone è stato il nesso con il quale siamo riusciti a creare Trasimemo. Perché anche nella storia dell'arte è così, anche Brera, che può vantare un patrimonio enorme del quale che basterebbe anche solo il godimento di fronte all'opera d'arte, invece, attraverso il percorso costruito anche da Fernanda, si parla di opere e persone insieme che riescono a trasmettere la bellezza e a trasmettere la possibilità di partecipare da parte della cittadinanza tutta alla cultura. Questo è uno degli elementi più interessanti, passando per la storia dell'arte, che io ho rilevato nel volume. È uno dei messaggi che spero che sapremo cogliere anche come nazione dopo il Covid. Dal piccolo comune di Paciano, nel quale abbiamo costruito Trasimemo, che continua ad andare avanti anche con queste attività di presentazione, grazie alla libreria di Monica, credo che questo sia l'elemento più importante: tenere insieme quello che attraverso il patrimonio culturale può essere preservato, conservato, tutelato e può essere vissuto da ogni cittadino. E è questa la missione che ci ha mosso e che ci ha permesso in 7 anni di creare questo spazio, nel quale speriamo di ospitarvi presto, quando ci si potrà muovere più agilmente, quando vorrete venire al Trasimeno e visitare il nostro spazio, che è fatto, sì, di oggetti conservati che parlano della memoria di questo territorio, ma è fatto anche di persone come gli artigiani, come gli hobbisti, come gli appassionati, che quegli oggetti li fanno vivere e rare, e li sanno riutilizzare ancora oggi con modalità diverse, assolutamente contemporanee, facendo partecipare la cittadinanza. Quindi ringrazio Monica per questo spazio, ringrazio Monica per anche la proposta e ringrazio voi per essere stati con noi questa sera. Grazie a voi, grazie a voi davvero. Grazie a voi. Grazie a voi. Concluderei anche con un altro legame, che è quello fra il bacio Perugina e Brera. Perché io ho scoperto, che tra l'altro è appena
appena prima del bar Fernanda è posizionato appunto il quadro Il Bacio, dal quale è stato tratto il nome del cioccolatino della Perugina, che in qualche maniera ci tiene legati, no? Con questa forma, almeno questo ci raccontano, ma qui stiamo parlando di storytelling, non di visione storica, Giovanna, ovviamente parliamo di storytelling. E il bacio, il quadro di Hayez, che è conservato nell'ultima sala, che è dedicata all'Ottocento, nella quale tra l'altro c'è uno dei capolavori della pittura del secondo Ottocento italiano, l'unico quadro dei Segantini che c'è a Brera, che è stato comprato da Fernanda proprio, anche se nessuno voleva comprare Segantini alla metà degli anni 50 a Milano. Quindi sì, un altro regalo di Fernanda, avere questi Segantini a Brera. Sì, noi abbiamo cercato di stringere molto i tempi, però appunto lei ha scelto tantissimo le opere, cioè ha scelto in prima persona moltissime delle opere che sono in Brera, soprattutto alcune cose che oggi vediamo sono lì grazie, diciamo, al suo intervento, e sono posizionate in una certa modalità attraverso la ricostruzione delle sale di Brera adesso, e questo è un elemento fondamentale. E un'altra cosa che a me piace tanto raccontare, se posso, così vi riporto anche a questo un po' il racconto del romanzo, è Fiori in Brera, perché lo trovo, oggi diremmo un'operazione di co-marketing meravigliosa, io penso che, o meglio, un'operazione di co-marketing perfetta, io penso che in quell'occasione invece era veramente uno spettacolo poter vedere Brera appunto piena di fiori, di colori. Sì, finanziato dalla Rinascente. Sì. Questa infatti è stata un'operazione originalissima, dove Dickens ha insistito molto con i padroni della Rinascente, con i proprietari, perché volevano invece utilizzare il museo semplicemente come una vetrina, e lei scrive delle lettere molto, molto forti, dicendo no, Brera è un grande museo nazionale, quindi semmai siamo noi che vi concediamo di utilizzare Brera insieme. È stata un'operazione veramente all'avanguardia, questa sì, davvero all'avanguardia in Italia. E c'è qualche fotografia nel libro, ma ce ne sono molte altre nell'archivio di Brera. Ha avuto un successo pazzesco, cioè c'era la coda fuori tutto l'isolato di Brera, e decine e decine di migliaia di persone in pochi giorni sono andati a Brera per vedere i fiori sotto ai quadri, i fiori collegati naturalmente all'iconografia del dipinto, come anche per le sfilate di moda che lei è riuscita a organizzare poco prima della morte, sempre con la stessa logica, fare entrare anche del capitale esterno al museo per aiutarlo, ma anche più gente che altrimenti non sarebbe mai andata. E i concerti, anche quelli. Mi viene in mente una cosa, Monica, scusa se posso aggiungere a quello che ha detto Giovanna, perché una delle cose a proposito dei passaggi, dei momenti che è stato bello raccontare, mi viene in mente, e questo aggiunge a Fernanda un'altra cosa che lei aveva, ed era l'ironia, in quel momento, in quel periodo, in quelle difficoltà, in quelle tragedie, l'ironia che lei non ha mai perso fino alla fine. Mi viene in mente a questo proposito, su Brera, mi aveva colpito la lettera che lei scrive a Paola, l'amica, la quale scrive spesso nel libro, lo avete letto, dice: decisamente ho perduto milioni facendo l'impiegata statale, dovevo fare l'agente pubblicitario o il giornalista, dice lei a proposito di questo successo di Brera. Pensa che la trovata dei fiori a Brera ha letteralmente svegliato l'indifferenza cittadina verso il museo aulico, in modo da paralizzare di stupore la Rinascente, perché alle 9.30 di stamane, alle 19, via Brera ha nereggiato di folla come il quartiere attorno allo stadio. Però lei dice all'amica Paola: avrei dovuto fare altro, forse avrei guadagnato tanto se avessi fatto qualcos'altro. Quindi era concreta e visionaria, era straordinaria, insomma, questo è meraviglioso. Lasciamo ai lettori un aspetto invece importantissimo, secondo me, che se lo godranno leggendo questo libro, che ovviamente è disponibile in libreria e anche disponibile per la consegna, perché noi facciamo anche consegne a domicilio o attraverso i corrieri, però la parte bellissima, secondo me, che si scopre leggendo è le relazioni personali con le persone con cui lei ha lavorato fianco a fianco. La sua famiglia ha avuto un ruolo fondamentale, però non diverso è il ruolo che hanno avuto alcune persone, e sono quindi come se fossero davvero una seconda famiglia, o forse un'unica famiglia, quelle che ha incontrato dentro Brera, con la quale ha lavorato fianco a fianco, spesso senza neanche dire più di tanto, cioè nel senso che era comunque un affiatamento quasi naturale.
e questo appunto lo scoprirà il lettore, credo, e anche se Rosangela ce l'ha raccontato. No, di una parola però, che così al lettore gli diamo un attimo di scusa, io vado, scusa Giovanna se faccio poco la storia, i suoi violini d'orchestra. Lo so che ti piace tanto. Mi piace questa espressione, quando Fernanda chiama i suoi violini d'orchestra. Non colleghi, non collaboratori, non compagni di avventura, ma appunto Rosangela. Ma invito a leggere l'elenco dei muratori che ringrazia, dei falegnami che ringrazia, delle persone che lavorano, al di là di delle figure che forse tu volevi richiamare prima, dei collaboratori, o di quelli che, a cui lei ha lasciato la sua eredità di storica. Ma vero, Giovanna, quello che, sì, non so, tu probabilmente l'hai appunto, lo avevi già consumato nella tua ricerca, ma per me è stata una sorpresa leggere questo elenco, invito a leggerlo, perché sì, veramente è commovente, guarda, cioè l'idea che lei faccia questo ringraziamento a tutti questi lavoratori è meraviglioso, cioè proprio, è paragonabile solo al momento in cui, anche questo è interessante, invito a leggere, di quanto è importante la fila di persone che hanno visto la mostra a Londra, cioè... No, le sartine, opera, cioè, quanto per una come Fernanda fosse importante appunto che tutti potessero godere di questa bellezza. Scusa Giovanna, niente. Era il discorso per l'inaugurazione di Brera il 9 giugno del 1950, quando Brera riapre dopo i bombardamenti della distruzione del 43. E lei fa questo discorso fantastico, appunto, dove ringrazia tutti. Wittgens aveva l'autorevolezza dell'autorità vera, l'autorità non imposta, ma l'autorità di chi è autorevole, ed era anche, aveva anche un'umanità molto profonda, vera. Insieme la sua umanità, la sua autorevolezza, la sua preparazione la facevano amare dai collaboratori. Questa è una chiave che dovrebbe essere sempre presente in tutti i funzionari pubblici o anche privati, in tutti noi. Sì. Altrimenti diventa sfruttamento, diventa un lavoro. Hai detto bene, abbiamo... noi per qualsiasi lavoro siamo chiamati a fare. Sì, esatto, questo anzi ci dà onore sul posto di lavoro, cioè qualsiasi cosa dobbiamo fare con questa modalità. È un insegnamento bellissimo che possiamo prendere da questo libro. Faccio vedere ancora la copertina, che ovviamente ritrae appunto Fernanda. E il titolo L'allodolo, l'abbiamo detto, è bellissimo perché pensa a quell'apertura alare meravigliosa. E, niente, io invito a leggerlo perché veramente fa bene. Si può dire così che un libro fa bene? Penso di sì. E quindi grazie per averlo scritto voi e per essere stati con noi questa sera. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi e ai vostri lettori. Grazie agli lettori. E agli amministrati e a Trasimeno. Sì, grazie. Grazie. Grazie.